Sabato, 23 febbraio 2019. Memoria di San Policarpo. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino, e in base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni. Per essa, benché morto, parla ancora. Per fede Enoch fu portato via, in modo da non vedere la morte, e non si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile essergli graditi. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Per fede, Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da sacro timore, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia. E per questa fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. Dal Salmo 144. O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà, le tue meraviglie voglio meditare. O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno, e parlino della tua potenza. O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse su un alto monte. In disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto, e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui.